the release. I tell these bad bitches, accolades, got Will son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Ragazzi, siamo su Call of Duty Black Ops 3, siamo sulla mappa Hunted, sul decimo match a squadre. Oggi siamo sul terzo episodio comunque dell'arma più forte del gioco e quest'oggi vi faccio vedere un'arma davvero, davvero devastante, che per me e per alcuni è l'arma più forte del gioco. Infatti stiamo parlando dell'X-A2, non so quanti lo conosceranno questo X-A2. Intanto c'ho uno, il livello 1 avanti, che ha proprio comprato il gioco penso da adesso. Comunque quest'arma è davvero fortissima, ve la consiglio davvero a tutti quanti. Dopo vi faccio vedere l'accessorio a fine partita. Comunque per davvero è un'arma davvero devastante. Ah, ah! C'è da subito uno campiero là, quindi noi passiamo da qui molto tatticamente tanto. E qui, oh, ho visto uno. E dai raga, madonna, già la gente si campa, quindi è una cosa molto brutta. Che palle. Qua dovrebbe venire uno, ho visto. Non fa l'agab con chi è più agab di te, ricordalo. Olè, un andato. Ruina terra. Olè. Lì ci dovrebbe essere un attimo. Però c'ho paura che mi spawnano dietro. Via, è meglio che sedamo, zio. Però da vicino, ragazzi, questa arma non ve la consiglio, perché da vicino non è chissà che. Vede. What? Mi giro due che mi stanno a guardare e che mi uccidono male. Che bello. Comunque, ragazzi, fatemi sapere subito con un bel like se... se vi piace questa serie, vi consiglio delle armi. E se questo qua muore mi farebbe un favore. Che bello. Comunque sicuramente già stanno del qua, Guardate, ecco. Aia, aia, uno è andato. Due sono andati. E tre sono andati. Una tripla molto veloce. Che bello, magari è sempre così. Guarda quello là campiato, l'ha sdegliato, quel cazzo ci vado. No, poi lo voglio uccidere, sì. Guardate quanto è devastante allontano quest'arma. È per questo che vi consiglio molto quest'arma. Da lontano è davvero devastante, da vicino mi servono un pochetto più i raffiche. Sono tre, yes, è perfetto, mica l'ho visto questo. Stavo guardando il compagno mio, mi sono distratto un attimo. Non l'ho visto. Comunque ragazzi, ok, ok, guarda quelli là campeati. Io ho un cecchino alla fine, non è una... non è una medaglietta normale, è un cecchino per quanto sparo in piano. Qua c'è storia. E ben po' di gente, ok. E lì forse viene un attimo. Noi passiamo dall'acqua. Siamo de agab zio, de visto zio. Ciao zio. No, guarda il culo! Oh, non muoio! È morto. Ma che cazzo! Sono morto uno in ginocchio! E due non si sa come! Cioè, cadendo dall'alto! Che bello! Perché ho un pochetto ferito. No, madonna! Oh, questi! Quanto odio quando non muoiono questi, oh! Ve lo giuro, mi fanno salire il nazismo! Proprio, avete presente il nazismo? Quello è impossibile prenderlo, quindi noi andremo qui e tocca cercare dove sta le palle. Qua è il salame. Dai, ma fai schifo campiare all'angolino. Quanto odio sta gente, ve lo posso giuiare su chi cazzo lo vai. No, perché se campano all'angolino, che cazzo gli serve? Cioè, fai una kill in più. Scusa. Uno ma cecchi, lisciato malissimo il cecchi. Questo è noob. Oh, questo sempre! Ma poi sto gioco c'ha il suo problema, oh. Ti ammazzano sempre le stesse persone, oh. E davvero, eh. E odi il gioco poi.
Dove stai? Attenzione, approvvigionamento nemico in volo. T'ho visto, zii. Se mi killavi, te lo giuro, spaccavo il gioco. Qui c'è sta... uno... ah, eccolo! Vabbè, sono un coglione pure io, eh. Che esco tutto io e poi hanno un 2, perché a me... mi ammazzo sempre in 2 qua su Deathmatch. Ok. Dove sono? Tanto sono tutti qua sotto, campeati, eccolo uno. E lì, lo so che c'è stato un altro, non è vero! Yeah. Dove stavo? Ma che cazzo? Boh, io poi con queste mappe così contattacco UAV, qualche anno lo odio le mappe. Non vedi un cazzo. Ok, so che ci stanno alcuni dietro. È già una cosa molto pratica. E c'è sta uno dentro all'acqua. Ma questo muoie? No, no, no. Dai, oh! Cioè, raga, pensate, rende conto? Uno a destra, uno davanti, uno di dietro. Che cazzo faccio io? Mi attacca a cazzo. Madonna, ma sminchia la mia penalti. Guardate da lontano. Che bestia. È una bestia umana questa arma. Dopo vi faccio vedere la classe che uso io. Campe di merda. Olè. Madonna, ragazzi! Cosa cazzo ho fatto? Cosa ho fatto con quello? Porca puttana. Siamo tutti campeati là dietro. Due volte l'ho ammazzato così. UAV in attesa di ordini. Vabbè, te sta bene, cazzo di me. Durante la virata i sensori acquisiranno l'obiettivo. Ed è finita dopo pezzo, perché la squadra mia faceva schifo. Cioè, ci stavano due del livello bassissimo, e però abbiamo fatto noi un ottimo risultato, 21-10 con quest'arma. E davvero, ragazzi, guarda, cioè, guarda che noob proprio. Gli è comparso uno davanti e è scappato. Cioè, stava a scappare. Quello manco l'ho incontrato, ma sa mai. Però va bene così. Comunque, ragazzuoli, questa è l'arma più forte del gioco. No, non è vero, perché vi devo fare vedere la classe. Se no, sicuramente sotto i commenti mi cagherà il cazzo scrivendo qual è la classe. Io per sbaglio ho stoppato il video, non so perché non mi chiedete queste cose. Comunque, vi faccio vedere un attimo l'anticipazione del... del Yacht to Deckmate. Guardate quanto mi sono avvicinato con lo Spyov. Sto a 33 kill. Però non stiamo parlando di questo. Stiamo parlando dell'arma più forte del gioco, che sarebbe questa. Questa è la mia classe con X62, con Mino, Olé, Estazione Rapida, Fuoco Rapido. Mettete il Fuoco Rapido, mi raccomando. Calcio Regolabile. E RK5 come secondaria, con Overclock, scusate, perché sto facendo le sfide appunto con i specialisti. Se no mettete, vi consiglio anti-schegge, se no sangue freddo e maschera tattica. Quindi, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, ragazzi, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, pronto a tutto. Bella.